Sono Maurizio Zanetta, responsabile delle risorse umane. Un ruolo nuovo per ITAP è stato stabilito dal board nell'ambito del piano strategico di analisi dei rischi e delle opportunità per andare a sviluppare la funzione delle risorse umane come propedeutica allo sviluppo del team. Come new entry e come HR ho avuto un po' la sorpresa di trovare, una sorpresa piacevole, di trovare effettivamente una community affiatata che è comunque, diciamo, il presupposto per sviluppare un percorso di sviluppo all'interno delle risorse umane. L'archetipo del lavorare in gruppo in ITAP deriva dall'esperienza dei 6 fondatori che con il loro esempio hanno diffuso questa cultura e oggi penso se ne possano raccogliere anche i frutti e quindi sfruttare l'intelligenza gruppale a livello di miglioramento delle performance in generale. Il lavoro di squadra è molto importante e direi che in ITAP è stato uno degli elementi di successo che ha portato l'azienda ai risultati di oggi. In ITAP, attenzione particolare, cerco di metterla sull'aspetto delle soft skill, ovvero pongo attenzione ad alcuni punti chiave che vanno oltre le competenze tecniche che in qualche modo diventano dei prerequisiti per un determinato ruolo. Per cui il concetto di comunità, il concetto di sviluppo, la voglia di fare bene e di fare meglio, la formazione intesa come formazione continua è un elemento essenziale per l'azienda ma anche per le risorse per non rimanere obsoleti. Se pensiamo al tema così dirompente oggi della cultura digitale, diventa fondamentale riuscire a trasmettere a tutti i livelli l'importanza della connessione tra tool, dati e la loro interpretazione secondo un processo decisionale che sta cambiando e che è opportuno venga interiorizzato. Diciamo, nell'ambito di una serie di percorsi di sviluppo personale ho un po' individuato quelli che sono le mie spinte motivazionali e cercare di applicarle anche in ambito professionale può portare dei risultati. La prima impressione sviluppata in questi 3 mesi è assolutamente positiva, mi sono trovato bene, mi sono sentito accolto e spero che continui in questo modo.